by Night Roma. Adesso si parla di Mondo Wild. Sono in compagnia di Federico Gemma. Buonasera. Buonasera, ciao. Che ci parla un po' di sé e del suo lavoro. Lui è un pittore naturalistico. Intanto, primissima domanda, come lo sei diventato? Forse lo sono sempre stato, nel senso che fin da piccolo ero appassionatissimo di animali, quindi vedevo tutti quanti i documentari che giravano in televisione a quell'epoca e disegnavo come pensavo fossero corretti, e questa cosa non è mai finita. Non è mai passata. Tanto, non è mai passata. Mi sono poi laureato anche in zoologia, perché comunque la mia passione era quella di studiare gli animali, però poi anche prima di laurearmi ho cominciato a lavorare come illustratore, quindi come disegnatore scientifico di animali, e tuttora proseguo con un'attenzione lavoro nel dettaglio, una cura. Adesso vi farò un po' capire qual è la differenza tra un dipinto preso da una fotografia oppure un dipinto dal vero. Tanto quindi entriamo nello specifico. Il pittore naturalistico chi è? Cosa fa esattamente? Allora, il pittore naturalistico, diciamo l'arte naturalistica, perché non la limitiamo solamente alla pittura, è la rappresentazione artistica degli animali. E degli animali, fondamentalmente di animali selvatici. È un termine, diciamo una traduzione un po' non correttissima, però quella della wildlife art, che hanno una tradizione enorme nei paesi anglosassoni, che significa proprio l'arte legata agli animali selvatici. Quindi in qualche modo non ci sono dentro cani, gatti, cavalli, animali domestici, che hanno categorie ben consolidate. Quelli della dolcezza quotidiana, no, ecco, invece. Anche negli animali selvatici c'è molta dolcezza, forse meno conosciuta. Meno quotidiana, immagino. E meno quotidiana, bisogna andarseli a cercare. E invece la cosa bella è quella che mi raccontavi, che tu in realtà non prendi spunto da immagini già esistenti, che ne so, anche video o foto, tu ti rechi proprio nel posto in cui questi animali vivono. Sì, sì, e quella credo sia la filosofia che definisce l'arte naturalistica. Cioè, io cerco i miei soggetti, perché tramite i quadri che realizzo devo trasmettere una profonda conoscenza innanzitutto dei soggetti. Io devo raccontare la mia emozione, la mia esperienza diretta, non deve essere mutuata da questa esperienza da qualcun altro. E infatti io disegno solamente le cose che vedo, e devo vederle sufficientemente bene proprio per raccontarle bene. Quindi tu non disegni quello che non conosci. Non disegno quello che non conosco. E si vedrebbe. Io credo che la conoscenza traspaia dalle realizzazioni finali. Infatti ora ti devo chiedere qual è il metodo appunto di creazione. Come parte questa osservazione, questo dipinto? Da dove nasce? Beh, ogni dipinto, dicevo, nasce da un'esperienza diretta. Per avere un'esperienza diretta bisogna uscire di casa e andare in natura. In Italia abbiamo una natura strepitosa, un tasso di biodiversità tra i più alti d'Europa, e metto Roma in questo, perché sì, sia come città ma anche nei dintorni di Roma, veramente con pochissimi chilometri raggiungiamo dei posti incredibili, noi abbiamo tantissimi animali da vedere. Sì, c'è una commistione di specie. Esattamente. Proprio. Quindi quello che faccio io è uscire la mattina, cercare il mio posto dove spero di vedere animali e portarmi indietro un taccuino che può essere di varie dimensioni, su cui io metto i miei appunti, le mie osservazioni. Esco appunto con il taccuino, con i miei acquerelli, matite e con il cannocchiale, che è uno strumento che mi permette di vedere gli animali relativamente da vicino senza disturbarli. E quindi mi metto lì, non so mai che cosa potrò incontrare, quello che succede in quella giornata, però tutto quello che riesco a vedere io lo traccio sul mio taccuino. Lo traccio sul taccuino, e queste qua sono quelle le osservazioni di vita, che poi alcune possono diventare dei quadri, altre invece rimangono così sul taccuino. Certo. E sono, ed è un racconto, perché ripeto, il disegno, soprattutto il disegno davvero, è uno strumento per osservare e per conoscere, ed è una pratica che consiglio a chiunque. Io penso che sia molto particolare il fatto proprio di trovare adesso, proprio in quest'epoca, qualcuno che faccia qualcosa di
dal vivo, no? Perché appunto prendiamo molti spunti, vediamo molte cose sui nostri schermi, però ho sentito veramente poche persone che vanno sul campo a studiare come funzionano le cose. Quindi anche un animale in movimento è molto diverso rispetto ad un animale plastico in una posa, no? Esattamente. E no, è bello quello che dici, cioè usciamo, andiamo in natura, guardiamo, perché poi questo non va benissimo anche poi condividere quello che uno trova, cioè il fatto di disegnare questi animali e comunque di condividerli sui social che abbiamo oggi, come io faccio, è in qualche modo di creare consapevolezza nelle persone, cioè sempre il discorso di portare la bellezza, di far capire alle persone che cosa abbiamo intorno a noi, abbiamo ancora cose belle, andare, guardarle, osservarle, conoscerle, a quel punto riusciremo anche a proteggerle. Quindi Gemma non a caso come cognome. La battuta me la devi concedere. Comunque il nostro Federico si occupa veramente di tante cose e prima mi parlavi anche di una collaborazione anglosassone internazionale. Cosa si tratta? Sì, che appunto essendo appassionato di wildlife art, io faccio parte di una associazione, la Society of Wildlife Artists, che è un'associazione che racchiude i più importanti esponenti di questa wildlife art in Europa, e con loro espongo ogni anno a Londra in un importante. Dico questo comunque perché questa associazione è molto selettiva, cioè, prima di diventare membro ho dovuto subire sempre selezioni sui miei quadri, sui miei lavori, una selezione sulla qualità dei lavori prodotti. Poi da italiano, immagino. E da italiano, esatto, quindi questa cosa mi fa molto piacere e mi permette anche di crescere. Assolutamente sì. E conseguenza di questa sono stato contattato un paio di anni fa dalla Royal Mail inglese proprio per la realizzazione di un set di francobolli raffigurante degli uccelli. Noi sappiamo che gli inglesi sono appassionatissimi degli uccelli, li conoscono mediamente molto di più di come facciamo noi, e appunto ho avuto questa commissione che mi ha inorgoglito non poco. Dicevo, in periodo di Brexit, il fatto che loro si siano aperti rivolti a un italiano per fare una cosa che avrebbero potuto fare tanti artisti loro, è una cosa che mi fa estremamente piacere. Beh, siamo contenti anche noi. Io sono contenta perché li posso vedere e poi vi darò un modo di vedere qualcosa anche sul web. Quindi ti occupi anche di questo, cioè se qualcuno vuole commissionarti qualche lavoro lo può fare. Sì, certo. E invece c'è qualche altra creazione in arrivo? Beh, quello sempre, insomma, io vado in giro e i soggetti non mi mancano. Dicevo anche rispetto a quel discorso della realizzazione dei taccuini, quello che mi piace è andare in giro e fare i cosiddetti carnet de voyage, che è appunto un termine francese per definire il taccuino di viaggio, cioè di andare in giro, di assaporare quello che vediamo con più calma, con più lentezza, e di disegnare quello che vediamo. Facendo queste cose ho partecipato a un progetto con altri colleghi per la realizzazione di una collana, i taccuini dell'arcipelago toscano, e abbiamo disegnato 7 taccuini per 7 isole. Io mi sono occupato in particolare abitando a Roma, del taccuino dell'isola del Giglio e dell'isola di Giannutri. Significa che io ho preso un periodo, sono stato sull'isola, sono andato in giro e sono usciti questa pubblicazione in collaborazione col Parco dell'Arcipelago Toscano e con la Edizioni EDT, che sono tuttora disponibili in libreria, taccuini naturalistici ma non solo. Quindi racconti per immagine, per illustrazione. Esattamente, per emozioni. Quindi sei anche un ricercatore, tu sperimenti proprio, vai a ricercare, un viaggiatore in tutti i sensi. Un viaggiatore, esatto, con un occhio molto attento agli animali che ci circondano. È un lavoro, penso, invidiabile. È un lavoro invidiabile. Non tutti hanno questa capacità di mettere proprio su carta o su vari supporti quello che vedono, per esempio io. Mi piacerebbe moltissimo. Però allora, è una cosa che si impara. Chissà. Intanto io direi di dare dei riferimenti ai nostri ascoltatori. Per esempio, un indirizzo mail se volete chiedere qualche informazione oppure qualche commissione, che è
fedgemma@gmail.com, la ripeto, fedgemma@gmail.com, il sito che è federicogemma.blogspot.it, e poi c'è anche Instagram per chi volesse proprio vedere delle immagini, che è Federico Gemma, molto semplice. Lui quindi è un pittore naturalistico, è un illustratore, è un osservatore, insomma ha una visione a tutto tondo del mondo selvatico e degli animali. Io lo ringrazio di essere stato qui con noi. Grazie a voi.